Allora, buonasera a tutti, vediamo se finalmente riusciamo a ripartire. È la terzo tentativo che facciamo di riprendere il collegamento con il Matteo Risponde. Ricordo le regole del gioco, questo è un tentativo il più semplice possibile di stare in contatto con tante e tanti italiani, tante e tanti cittadini che hanno dubbi, proposte, suggerimenti e che ci seguono sia su Facebook, dove dovremmo essere formalmente, finalmente in diretta, che attraverso l'hashtag Matteo Risponde, che attraverso, diciamo, i vari canali che abbiamo. Siamo purtroppo un po' in ritardo, 12 e 12, 18 e 12, che 12 e 12. Intanto mi scuso, trovo i commenti più divertenti. Ah, pagherai il caffè per il ritardo. Vediamo, andiamo con ordine. Intanto un brevissimo riassunto della settimana appena trascorsa dall'ultimo Matteo Risponde, che tra l'altro ha avuto un sacco di gente, che oltre 2 milioni di visualizzazioni, oltre 2 milioni quindi di contatti stabiliti. Abbiamo fatto tante di quelle cose che non riusciamo neanche a citarle. Io sono reduce dal Salone del Mobile di Milano, luogo magnifico, fantastico. Oggi sono passati di lì 70.000 no, non solo italiani, 70.000 visitatori. Prima ancora eravamo stati, nella giornata di stamani, eravamo a Teheran, dove ieri abbiamo fatto incontri con le principali autorità del paese. E nella giornata di lunedì l'appuntamento col Vinitaly, intervallato dal grande appuntamento parlamentare. Lunedì ci sono stato anch'io in aula, martedì poi c'è stato il voto alla Camera dei Deputati con l'approvazione definitiva della riforma costituzionale. Però andiamo con ordine e proviamo a rispondere alle domande, anche se vedendo l'elenco delle domande che stanno girando, ce ne sono veramente tante e dobbiamo discutere di tutto. Alda Giannelli, non meriti nemmeno che ti scrivo. Brava, allora evita, così possiamo vedere le altre risposte. Giuseppe Gallizia, scuola. Beh, scuola ne abbiamo parlato. Tra l'altro sono stato in Iran con il ministro dell'Educazione Giannini. Già l'altra volta avevamo sottolineato l'importanza di stringere un po' sulle deleghe, di accelerare il tempo di preparazione delle deleghe della legge sulla buona scuola. Spero nelle prossime settimane di potervi dare qualche data più precisa e più puntuale degli appuntamenti che faremo per finalmente essere operativi sulle deleghe della buona scuola. E questo vale sia per Luigi che richiama al pagamento dei supplenti, che anche per Nicola Bagini, che parla dei disabili. Sapete che su questo tema c'è un pezzo della delega. Abbiamo fatto sulla disabilità molti interventi, ma non sono ancora sufficienti. Antonio Infante, Terra dei Fuochi, bonifica. Terra dei Fuochi e bonifica. Ora, tra l'altro, apro e chiudo una piccola parentesi. Io vi ho promesso una sorpresa, vi ho promesso, penso che campiate lo stesso, ma vi ho promesso una sorpresa nell'ultima e-news, cioè di avere tutte le volte un ospite in questa sorta di talk show, che è Matteo Risponde. Oggi sarà con noi, negli ultimi 10 minuti, Tommaso Nannicini, che è il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che si occupa di questioni economiche. In una delle prossime, visto che si è parlato di Terra dei Fuochi e bonifica, chiamiamo Enzo De Luca. Così il Matteo Risponde con Enzo De Luca diventa molto scoppiettante. Potremo con Enzo nelle prossime settimane dare i tempi certi dei vari impegni per la campagna. Però Terra dei Fuochi, bonifica, diciamolo subito, credo che sia molto 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 importante evidenziare che la gara è partita per la rimozione delle ecoballe. Ci sono 450 milioni di euro e noi toglieremo quell'autentica vergogna che sono le ecoballe da Giuliano e dagli altri comuni interessati. Dunque non parleremo mai più di Terra dei Fuochi, perché riusciremo finalmente a rimettere a posto, grazie al lavoro del Presidente della Regione e del Governo. Aggiungo una considerazione: in questa settimana siamo stati a Bagnoli, a Napoli. Sarebbe bello se, o adesso, visto che c'è un po' di gente che sta dall'altra parte del tavolo, o alla fine del Matteo Risponde, potessimo postare, non già sulla mia pagina, ma anche sulle pagine di Filippo, se Filippo puoi farlo tu o da altri, il lavoro il grandissimo progetto per la pulizia di Bagnoli. Bagnoli.
una roba lasciata per anni a marcire, una schifezza voluta dall'incapacità della classe politica, e per anni nessuno ha fatto niente. Allora abbiamo detto: vi muovete o no? Non si sono mossi, quelli del comune hanno fatto orecchie da mercante. Cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di farlo noi. Abbiamo messo i soldi, la bonifica, la cosiddetta colmata, 1 milione di metri cubi di rifiuti che sono abbandonati in una delle aree più belle del mondo, grazie al lavoro del governo, del sottosegretario De Vincenti, del commissario straordinario Anastasi, del soggetto attuatore Invitalia, saranno finalmente ripuliti e restituiti a Napoli e ai napoletani. Parleremo di tutto. Intanto Francesco Mauri, prendo questa domanda di Francesco Mauri che chiede di parlare del Senato, così lo becchiamo, ne fermiamo una. Finiamo quindi sulla Campania. Ho detto delle ecoballe, ho detto di Bagnoli. Sarebbe interessantissimo parlare nelle prossime ore e nei prossimi giorni, quando faremo il Matteo risponde con Enzo De Luca, di tutte le questioni aperte, a partire da Pompei, la straordinaria iniziativa finalmente aperta su appunto l'area di Bagnoli, ma anche Nisida, ma anche gli interventi in Irpinia, la Napoli-Bari, gli interventi contro le crisi industriali nell'area del Casertano e tutto il resto. Francesco ci pone la questione della riforma del Senato. Beh, diciamo la verità, la riforma del Senato è una delle grandi belle notizie di questa settimana, in realtà di questi 2 anni. Ci avevano detto che dovevamo fare il governo per fare le riforme. Ora sono tutti colpiti che le stiamo facendo. E questa è una cosa divertente, no? Perché sono talmente abituati al fatto che la politica non riesca a fare la propria parte, che adesso si sono tutti stupiti del fatto che finalmente le riforme... mi fanno segno, intanto sposta questa giacca da qui che non va bene, che finalmente la politica riesce a risolvere le questioni che erano ferme da troppi anni. Grazie al lavoro straordinario del governo, voglio ringraziare il ministro Boschi, i suoi sottosegretari, Cesare Amici e Luciano Pizzetti, anche Ivan Scalfarotto che adesso ha cambiato mestiere, fa il sottosegretario allo sviluppo economico. Voglio ringraziare i capigruppo di maggioranza e tutti quelli che hanno votato questa riforma. Oggi finalmente abbiamo una riforma che dice leggi fatte in modo più semplice, con il cosiddetto provvedimento del voto a data certa, meno politici, via il Senato così come lo conosciamo oggi, soltanto la Camera ha il voto di fiducia, cioè ha la possibilità di dare la fiducia o di mandare a casa il governo, meno poteri alle regioni e meno soldi ai consiglieri regionali, ce ne sono alcuni che prendono più di quello che prende il Presidente degli Stati Uniti, a follia, adesso i consiglieri regionali, se questo... riforma del Senato che il Parlamento ha votato per la 6ª volta e adesso andrà al referendum passerà, questi consiglieri regionali prenderanno non più di un sindaco. Poi è evidente che qualcuno non sia proprio contento e che farà campagna per il no. Abbiamo un sistema di competenze più chiare, per esempio non ne possiamo più della promozione turistica affidata alle singole regioni, la promozione turistica sarà affidata al Paese. Questa riforma costituzionale è un gigantesco passo in avanti, porta l'Italia nel futuro e credo che sia una cosa molto bella che finalmente funzioni. Ma ti metti davanti allo specchio per fare pratica, d'avanti, si scrive tutto attaccato davanti, non d'avanti, tu quanto prendi? Io prendo 5.500 euro, no, questa è, e più ho una, alla fine il mio stipendio complessivo lordo è di circa 100.000, credo la mia dichiarazione di ti sia 100.000 o 105.000 euro, devo controllare, la metterò però su internet così che sia chiara, è un po' meno di un parlamentare ma un ottimo stipendio, quindi è una cosa più che positiva perché oltre all'indennità poi credo che ci sia il grande onore di poter servire il proprio paese, credo che sia giusto che sia sottolineato e sia pubblico quello che prende il Presidente del Consiglio dei Ministri. Vieni a vedere la Fiorentina allo stadio magari contro la Juve? Non parlo di calcio e soprattutto temo che anche quest'anno lo scudetto lo rivincano sempre i soliti, per cui non ne voglio parlare. Ahmed Batruna, non abbandonare la Libia, Presidente. Non soltanto non la abbandoniamo, ma ieri, mentre noi eravamo a Teheran, il ministro degli esteri Paolo Gentiloni con un C-130 dell'aeronautica militare
Si è recato a Tripoli, ha portato dei viveri, degli aiuti sanitari, farmaceutici, ha incontrato il Presidente del Consiglio al-Serraji, gli ha assicurato tutto l'impegno dell'Italia per sostenere la Libia e credo che sia un segno evidente del lavoro che noi stiamo svolgendo e che credo sia molto importante. Quindi non abbandoniamo la Libia. Io vedo tanti che scrivono, ma non mi rispondi alla mia domanda. Ragazzi, non riesco a beccarle tutte. Metti meglio la videocamera che ti vediamo a metà, quindi chiedono di spostare la videocamera, vediamo se va bene così, occhio a non buttarla in terra che è meglio. C'è il rischio che con il referendum gli italiani votino per te o contro di te, questo rischio c'è, però secondo me la riforma costituzionale è una riforma che deve votare sul Senato, non sulle regioni, sul funzionamento della nostra democrazia, non su di me. Poi è chiaro che io devo trarne le conseguenze, perché ho fatto il governo per fare le riforme. Siamo riusciti laddove nessuno riusciva a ottenere il risultato, se non ce la facciamo è giusto che si vada a casa. Questo vuole la legge delle lire in euro, questa non so che cosa voglia dire, ve la risparmio. Andrei su per un secondo sulla questione del tweet di Twitter. E vediamo chi, un qualche Matteo risponde, così che stiamo in collegamento anche con il Matteo risponde che funziona anche su Twitter. Vediamo un po', adesso sta funzionando. Ti sei, eccolo qui, Benzema, che puoi fare per Benzema? Agakure, diciamo, pone un tema di indubbio significato politico, nel frattempo facciamo i complimenti al Real per aver vinto con 3-0 ieri. Vedo che tanti sono entusiasti del fatto che in uno dei prossimi Matteo Risponde ci sarà anche il mio amico Enzo De Luca. Agricoltura, Mattia Rossi. Agricoltura, stiamo investendo molti soldi, grazie al, qui sto rispondendo in diretta, molti denari sull'agricoltura. Ne abbiamo parlato anche al Vinitaly, dove in particolar modo sul vino abbiamo valorizzato le possibilità di crescita di questo settore, però devo, mentre rispondo al volo a Mattia Rossi 98, al volo, voglio anche darvi un paio di numeri, perché penso che sull'agricoltura si debba discutere con grande attenzione. Allora, intanto ho scritto, risposto a Mattia Rossi su Twitter, ringraziando il lavoro di Maurizio Martina. Agricoltura significa molte cose, significa sicuramente un investimento importante che dobbiamo fare sui nostri terreni. Noi abbiamo eliminato l'IMU agricola per, diciamo, il 2016. Abbiamo fatto un intervento importante sull'IRAP, eliminando l'IRAP per gli agricoltori, che è una misura che era importante. Noi abbiamo eliminato due tipi di IRAP, l'IRAP costo del lavoro e l'IRAP agricola. Abbiamo fatto un lavoro, credo, significativo di investimento sulla mentalità, sul racconto, sulla narrativa del ruolo dell'agricoltura oggi. Ci ha aiutato l'Expo. Ci aiutano alcuni esempi positivi di giovani e meno giovani agricoltori che tornano a investire sul rapporto con la terra e con il territorio, però poi dobbiamo fare un qualcosa in più, in particolar modo sui prodotti agroalimentari e sull'export. Quindi c'è una parte che è cura del territorio, agricoltura, ritorno alle origini, valorizzazione della terra. Un'altra parte, a mio giudizio collegata e connessa, è quella che possiamo definire come la parte legata all'export. Do qualche numero. I numeri quali sono? Noi abbiamo circa 90 miliardi di prodotti che definiamo Italian Sounding, cioè che hanno suonano italiani. Non sono prodotti italiani, perché se io dico Parmesan, non è il parmigiano. È un qualcosa che, richiamando il parmigiano, ti frega. E per questo ci dobbiamo fare una lotta ai falsi senza pietà. Però, accanto a questo, e questo è un lavoro che dobbiamo fare, l'altro giorno con Jack Ma di Alibaba abbiamo notato come qualcosa come 5 tonnellate di finto parmigiano reggiano sono state bloccate grazie a Alibaba qualche mese fa, e venivano dalla Turchia, il noto parmigiano reggiano turco. Ma
Accanto al lavoro che è stato immaginato sull'Italian Sounding nella lotta ai falsi, bisogna anche valorizzare i prodotti italiani. I prodotti italiani sono circa 37, l'export italiano sull'agricoltura è di circa 36,9 miliardi di euro. Era 30 miliardi fino a qualche anno fa, siamo cresciuti a 36,9. Noi ci siamo presi l'impegno di arrivare a 50 miliardi nel 2020. Accanto a questo, c'è un lavoro specifico sul vino. Il vino oggi è passato da 4,9 miliardi nell'anno 2013 di export a qualcosa come 5,4 miliardi nel 2015. Dunque noi stiamo facendo un lavoro strepitoso e straordinario, che è un lavoro che dobbiamo però contemporaneamente continuare a rilanciare. Quindi io ho parlato a lungo rispondendo a Mattia Rossi sull'agricoltura. Se ci mettiamo a raccontare tutte le cose che stiamo facendo, non finiamo, non troviamo la strada per tornare a casa. Però è bellissimo, perché è il segno che finalmente c'è un'Italia che si mette in moto, che prova a fare le cose, che non sta lì a lamentarsi, a piangere, a dire che non va bene niente, a far la faccia triste. Quelli che si indignano, quelli di che fai tu di professione? Io mi indigno. Bravo. Io di professione cerco di cambiare il paese, cerco di restituirgli orgoglio, speranza, entusiasmo, grinta. Poi naturalmente ci sono molte cose da cambiare e dobbiamo continuare a cambiare, provare a farlo con sempre maggiore determinazione. C'è un sacco di critiche, ve lo segnalo, su come stiamo parlando. Io ho tre telecamere, quindi sto girando una, due, tre, e girando per tre telecamere la gente sta scrivendo dicendo sembri forsennato nel girare da una parte e dall'altra. Va bene. Matteo, ci viene a trovare il collegio di Bruxelles entro metà giugno, per favore. Mario Pagano, rispondici una volta, e c'è un'espressione metaforica molto volgare, ma sì, cercherò di venire a Bruges, non che si verificheremo come e in che forma. Agricoltura ne abbiamo già parlato, non credo che dobbiamo riapprofondire. Risoluzione Fiano per la stabilizzazione di tutti i vigili del fuoco precario, questo è un tema complicato, un tema complesso, noi sappiamo che il problema esiste, perché la questione dei precari è complessa a tutti i livelli. Sapete che nella scuola siamo riusciti a intervenire, anche se ci sono gli abilitati di FA che tutte le volte giustamente fanno notare la particolarità della loro situazione. Sui vigili del fuoco ancora non ci siamo, abbiamo dato un segnale ai vigili del fuoco includendo anche loro nella categoria degli 80 euro delle forze dell'ordine, ma sui precari c'è ancora molto da fare. Viene fatto un riferimento all'onorevole Fiano, perché è uno di quelli che sta lavorando con più determinazione in questo senso, però ripeto, è un tema complicato da affrontare. Rino Sara Petrazzuolo, Matteo risponde, verrai a Napoli? Un'altra volta, cioè, sono stato due volte in settimana, se torno la terza volta qualcuno prende uno stranguglione, quindi direi tendenzialmente per un po' di fare una pausa. Siamo stati a Napoli due volte, siamo stati a Napoli sabato per il turismo, siamo stati prima a Capodimonte e poi siamo andati a Pietrarsa, al museo di Pietrarsa, che è tra Napoli e Portici, luogo tra l'altro fantastico, ed è stato scelto come il museo nazionale delle ferrovie perché è esattamente il luogo della prima ferrovia italiana tra Napoli e Portici. Un tempo il sud era all'avanguardia delle infrastrutture. Non apriremo qui una discussione sull'unità d'Italia e quello che è successo, se no la allarghiamo troppo. Mi sembra però importante, tanto mi scappa da ridere perché uno ha appena scritto Lorenzo Meli esonera Zamparini, e io credo che quelli di Palermo che scrivono rispetto a Zamparini non possono avere... Ho letto l'altro giorno su Twitter, uno ha detto che è inutile che Renzi si vanti del Jobs Act, i posti di lavoro sono cresciuti soprattutto nella panchina del Palermo. È una battuta, è uno scherzo che ho letto su Twitter e che mi sentivo di condividere con voi. Al di là delle ironie, molto importante questa cosa di Napoli-Portici, perché a Portici, nel museo della ferrovia, si è svolto un convegno molto bello organizzato dal ministro Franceschini. Anche su questo sarebbe interessante che potessimo dare dei dati e ricordare come è andato il convegno. Noi abbiamo 50,9 milioni di visitatori in Italia, oltre 50 milioni di visitatori, di turisti. Dobbiamo fare sicuramente di più per accoglierli, ma dobbiamo soprattutto accoglierli bene. Quindi sono stato a Napoli, Capodimonte, Portici, per il turismo.
Siamo andati a Napoli per Bagnoli la volta prima, al carcere minorile di Nisida, e poi cosa abbiamo fatto? Sono stato anche a cena con la candidata sindaca del PD, ma qui siamo in sede istituzionale, per cui non parleremo della candidata sindaco Valeria Valente, e nel merito credo che possiamo discutere a lungo, ma su Napoli stiamo intervenendo. Fabian Ramirez, sulle partite IVA under 35, si tenga questa domanda, caro Mattia, per tra qualche istante, quando arriva Nannicini, le facciamo tutte a lui. Idem per Umberto Martino Puglia, che parla del Jobs Act, e delle previsioni legate alla NASPI e a tutte le varie assicurazioni, forme di garanzia, reti di protezione per chi invece il lavoro lo perde. Rimanete qui che tra qualche minuto, alle 18.45, con Nannicini approfondiamo questi temi. Mohamed Tarek parla della legalizzazione con dei linguaggi che rendono giustizia soltanto a chi è volgare, quindi non ne parleremo, per il modo con il quale risponde. Presidente, pensa che abbiamo i numeri per vincere il referendum di ottobre, Kevin Maurizi? Io credo di sì. Io credo che il referendum d'ottobre lo vinceremo noi. Cantaci una canzone in inglese, Domenico Giganti. Domenico, già sono un disastro a cantare, ti immagini in inglese. Che cosa, Presidente, Kevin Maurizi, ti prego, basta con queste domande, perché se ho pochissimo spazio, per cui non credo che possiamo intervenire costantemente sulla stessa domanda. Presidente, quali grandi leggi nel 2016 sui diritti civili, unioni civili? Le unioni civili mi sono appena aggiornato con la relatrice al testo, che è l'onorevole Michela Campana del PD. Credo che si sia votato oggi l'articolo 2, chiedo conferma dalla regia. Comunque si sono votati alcuni articoli. Se la settimana prossima si fa qualche notturna, o comunque al massimo quella successiva, credo che entro il mese di aprile potremo firmare la legge sulle unioni civili. Sarà un gran giorno, penso, perché sarà un giorno di festa. Firmeremo una legge che in tanti altri paesi c'è e che da noi invece ancora non è prevista. Jacopo Michettoni, Matteo, quali sono i piani per gli investimenti sulla ricerca scientifica per i prossimi anni? Anche in questo caso chiedo se possiamo postare l'articolo che abbiamo scritto per Repubblica qualche settimana fa e che fa l'elenco degli impegni che prendiamo sulla ricerca scientifica. È un pezzo del futuro del paese che è stato troppo spesso bistrattato. 2,5 miliardi che il CIPE ha pronti per essere sbloccati nel piano nazionale della ricerca. Una serie di misure concrete per le cattedre NATTA, così le abbiamo chiamate, per cattedre al merito, per non richiamare i cervelli che stanno all'estero, ma semplicemente per offrire delle opportunità a chi ha voglia di scommettere sulla ricerca in Italia. La tua minoranza vuole mettere mano alla legge elettorale, Roberta? Io no. Poi, Presidente, però c'entra la stacamera assunta, ragazzi ci provo, la prossima volta ci lavoriamo un pochino meglio. Io farei una sosta su Twitter, perché non riusciamo a prenderle al volo tutte quante sono le domande. Credo che sia una cosa molto bella anche di tanto entusiasmo, tante domande, non mi spostate la telecamera, se no non riesco poi più a, si apre una discussione politica sulla telecamera, su come è fatta. Matteo risponde, a che punto siamo col DDL che rivede i vincoli di pareggio del bilancio sui bilanci comunali? Scrive Marco Pierini, questo è il mitico Marco Pierini. E che fai le domande te? Marco Pierini è uno, è un leopoldino della prima ora. Credo che sia una, ci stiamo lavorando, ci sta lavorando Luigi Marattin, il testo, la cosiddetta riforma con la 243, è una riforma importante e impegnativa che vedrà la luce entro l'anno, anche per consentire ai comuni di giocarsela meglio. Tra l'altro segnalo, questo mi sembra importante, molto 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 importante, che i comuni stanno finalmente spendendo i soldi sul patto di stabilità. Sono molto felice di questo. Matteo suggerisce a Padoan di ottimizzare le scadenze fiscali. Ottima idea. Come idea ci lavoriamo. Il problema è avere meno giorni, ma essere più semplici anche nel pagare le tasse, perché poi
è un punto sul quale stiamo abbastanza indietro rispetto agli altri paesi, cioè noi mettiamo molto, molto, molte più scadenze. Tommaso, poi ne dobbiamo parlare, più che parlare dovrete farla. A che punto siamo col DDL, lo scritto entro il 2016 sarà legge, così rispondiamo e resta agli atti anche la risposta di Twitter. Torniamo qui, canone in bolletta, dov'è? L'ho perso, benissimo, torniamo indietro, c'era una domanda sul canone in bolletta, ricordo che non ho letto tutta la domanda, canone in bolletta. Cioè, costava 113 euro fino allo scorso anno, quest'anno sono 100 euro, però l'avete in bolletta, per cui chi fa il furbo e non paga, stavolta paga. Che mi sembra una cosa più che giusta, anzi direi sacrosanta. Marina Renieri, accordi Iran. Noi abbiamo firmato a gennaio 30 accordi. Abbiamo firmato ieri con Rouhani altri 5 accordi e stamani al Business Forum ne hanno firmati altri 12. Sono accordi importanti, però, e su questo mi piacerebbe che potesse essere postato in modo tale da non far perdere troppo tempo agli altri, gli abilitati TFA e tutti gli altri che hanno voglia di affrontare questi temi, mi piacerebbe che potessimo mettere una sorta di sunto del viaggio in Iran. Io domani scriverò le news anche su questo, parleremo di Iran, parleremo delle Vinitali, del Salone del Mobile, dell'iniziativa sul turismo, parleremo di riforme costituzionali, parleremo della posizione sul referendum, quindi parleremo di molte questioni domani nella newsletter. Però il punto chiave è che la scommessa che abbiamo fatto sull'Iran non è soltanto economica, ma è anche di riportare l'Iran al tavolo internazionale partendo dall'accordo credo significativo che è stato fatto dai 5+1. Giacomo, presidente, questo Atlante sarà una soluzione o solo rimandare un problema? Io dico che questa sarà la soluzione, lo vedremo nelle prossime ore, nelle prossime settimane, però credo che sarà la soluzione. Stiamo parlando della questione banche. Presidente, la cultura a Verona, i 300 dipendenti della Fondazione Arena hanno dei problemi sulla liquidazione della Fondazione, ne ho parlato con il Ministro Franceschini, nelle prossime settimane il tema delle fondazioni lirico-sinfoniche sarà affrontato, c'è una bozza di riforma che sta dentro la legge sul cinema, c'è una delega ad hoc sulla riforma del Fondo Unico dello Spettacolo, però credo che sulle fondazioni lirico-sinfoniche, su cui ho qualche esperienza da sindaco, potremo lavorare in modo molto, molto serio, dovremo farlo partendo da Verona, non è l'unica che è interessata a questa questione. Michele Camilleri, Matera 2019. Matera 2019 significa cultura, investimenti, innovazione, ho incontrato il sindaco, il presidente della regione, l'onorevole Maria Antezza che li ha accompagnati, però è fondamentale anche arrivarci a Matera. Ne abbiamo già parlato in passato, ripetiamolo, se tu fai la capitale europea della cultura dove non ci arrivi, cioè tecnicamente non ci arrivi, perché per arrivare da Matera arrivare a Matera Bari è impossibile, o quasi, se fai questo senza preoccuparti di arrivare a Matera sei poco credibile. E allora, noi abbiamo messo i soldi per arrivarci meglio con le strade da Bari, ci stiamo investendo molto, lì poi c'è il problema della tangenziale di Altamura e dello svincolo di Altamura e ci stiamo lavorando. Poi, non secondario, il grande tema del treno, la Bari-Matera. Noi abbiamo la grande scommessa dell'alta velocità, però poi c'è un problema di come arrivare nei centri. Ora, su questo apriamo una parentesi, alert per i giornalisti. Nei prossimi mesi, una delle grandi sfide sulle infrastrutture e sul trasporto, sui trasporti, sarà proprio quella di preoccuparsi non soltanto dei 50 milioni di viaggi che ci sono ogni anno con le frecce, cioè con i treni dell'alta velocità, sono 50 milioni di viaggi, quindi di biglietti staccati, ma poi ci sono 550 milioni di persone che il treno lo prendono perché sono pendolari, cioè 550 milioni di viaggi, non 550 milioni di persone, se uno fa il viaggio la mattina e il ritorno vale 2.
Accanto a questo c'è poi un trasporto su gomma che vale 3 miliardi e mezzo di viaggi l'anno. Quindi mi spiego sui numeri, 50 milioni di viaggi sono quelli che vengono fatti sulle frecce, Milano-Roma. Poi ci sono 550 milioni che sono il trasporto pubblico su ferro locale e poi ci sono 3 miliardi e mezzo di trasporto su gomma. Ora, è un tema che dovremo approfondire e affrontare. Il problema, scrive Mario, è che in Sicilia non ci sono treni. Beh, questo, mentre poi arrivo un attimo, vabbè, questa l'ho perso, vediamo come, se riusciamo a recuperare, era una domanda sulle dimissioni di Federica Guidi, però chiudiamo questo passaggio che mi sembra significativo. Matera è cruciale, organizzare un grandissimo programma culturale, ed è un pezzo della scommessa sul sud che stiamo facendo, ma ci deve essere anche, ci devono essere le infrastrutture, se no non siamo in grado di portare la gente a Matera, ma più in generale non siamo in grado di offrire un servizio efficiente ai cittadini. Claudia, mandiamo un grande abbraccio a Giulio, il 14enne autistico escluso dalla gita scolastica a Livorno. Io sono Giulio, Matteo risponde. Beh, io direi che questa, rispondiamo che ho totalmente d'accordo con quello che ha scritto Claudia e mandiamo un abbraccio a Giulio e più in generale a tutte le persone che vivono sulla propria pelle la sofferenza dell'ingiustizia. Mario Lavia, questo Mario Lavia non va bene, è un giornalista, quindi non funziona. Mirko Boschetti, quelli che seguono il Matteo risponde sul tram, e io gli do la mia solidarietà a quelli che rispondono, a quelli che seguono il Matteo risponde sul tram. Walter Marani, Matteo risponde, Presidente, a quando una riforma per un moderno welfare italiano? Meno contanti, più servizi, meno raccomandazione, più trasparente. La legge sul terzo settore è in discussione, in questo periodo. Siamo, credo, alla lettura, abbiamo fatto la prima lettura alla Camera, la seconda al Senato con modifiche, attendiamo la lettura, la terza e spero definitiva lettura alla Camera. Naturalmente, e questo lo dico per rispondere a Walter, non basta una legge per cambiare il principio del terzo settore. Tra l'altro, dunque, oggi, beh sì, credo che proprio in questo fine settimana a Lucca si riuniscono gli Stati Generali del terzo settore, il mondo della solidarietà, fatemi mandare a loro un abbraccio. Emanuele Tannorella, viva Salvini. Emanuele, contento te, contenti tutti. Fabio Di Micco, Presidente, io la stima, grazie. Mirko Candelli, spegnilo il telefono, metti la vibrazione, già messo. Ma rispondi a ciò che ti conviene, Anna Tortola, no, rispondo a quello che riesco a beccare, scrivimi e va bene, vediamo se riusciamo a beccare tutti. Alfonso Comatteo, come fare per aumentare la velocità di internet in Italia? Anche su questo ci stiamo lavorando, ci sono più progetti, il nostro obiettivo è 30 megabyte per secondo al 100% della popolazione entro il 2020, ma avere almeno la metà a 100 megabyte per secondo. Ora non voglio essere noioso, magari lo sono già, però bisogna che su questo tema della banda larga si faccia un piccolo spieghino. Noi abbiamo a che fare con 4 diverse aree di mercato. L'area A e B vengono chiamate così perché non abbiamo molta fantasia. I cluster sono A, B, C e D. Non è che ci voglia poi questa genialità di fantasia per citarlo. Nelle aree A e B ci arrivano gli operatori da soli e si mettono a gara. Ci saranno i principali operatori del settore, immagino, Telecom, Vodafone, Wind 3, eccetera, eccetera, eccetera. Alcune di queste realtà sono già partite, altre stanno partendo, per esempio Enel, che sta rifacendo i contatori anche per migliorare l'efficienza energetica nelle case degli italiani con i contatori intelligenti, offrirà anche il servizio di banda larga e credo che sia una cosa più che positiva, molto 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 interessante. Siamo partiti da Perugia, con Enel c'è Perugia, c'è Catania, c'è Cagliari,
c'è Venezia e c'è Bari, sono venuti 5 sindaci. Poi c'è l'altro tema, e l'altro tema è che dobbiamo invece nelle aree C e D, quelle che sono aree bianche, cioè aree in cui o ci dai un contributo o dai un contributo o la gente non ci va, gli operatori privati non ci vanno perché non sono redditizie, i piccoli borghi e tutto il resto, queste aree qui avranno dei bandi con dei finanziamenti pubblici già preventivati, già previsti, già pronti. Il primo bando, segnatelo, mi sembra Antonio, sarà lanciato il 29 aprile, quando insieme a Riccardo Luna e a tutti gli altri faremo un grande giorno di festa internet, perché il 29 aprile saranno esattamente 30 anni dalla partenza di internet in Italia. Partito da Pisa, e io da fiorentino dico nessuno è perfetto, ma scherzi a parte, a Pisa c'è una larga parte delle, Pisa è una delle capitali dell'innovazione e della tecnologia in Italia, quindi onore e merito a chi lavora in questo settore, però sono credo molto interessato a questo. Luca Stocchino, stai dando ottimo materiale per la prossima puntata di Gazebo. Salutiamo Gazebo e soprattutto salutiamo Mirko, love, peace and love, il vero leader di Gazebo. I 500 euro per i neo 18 anni per spenderli in cultura, Antonio Romano, ne parliamo tra qualche istante appena arriva Nannicini. Sharon Tell dice che io sono il comico più forte, la ringrazio molto. Marina Renieri viene in Toscana, sì, tutte le settimane, quando torno a casa, però poi vediamo come riuscire a lavorare su questo. I contratti del pubblico impiego quando li rinnovi. È stato fatto il passo importante per andare verso il rinnovo del pubblico impiego, cioè si è finalmente definito il livello delle sono ridotti i comparti, il ministro Madia ha chiuso recentemente questo accordo, quindi adesso possiamo iniziare la discussione sul rinnovo dei contratti. Raffaele Adamo, piatto preferito, questa non ne parlerei. Giovanni Erlando, la carta del coraggio consegnata dagli scout 2 anni fa, me la ricordo molto bene, la carta del coraggio firmata a San Rossore nella route nazionale della GESI, volentieri ne parliamo, anche perché come è noto sono un capo scout anch'io, lo sono stato almeno. Ubaldo Daniele Strozzi, FOIA che cos'è? Il FOIA è il Freedom of Information Act. Ah Matteo, che noioso, fai finta di saper tutto, no? Ho capito, se devo fare Matteo risponde a qualcosa devo pur rispondere. Il Freedom of Information Act è un documento, è un decreto della riforma Madia che deve essere finalmente attuato, l'abbiamo proposto, ci sono state una serie di critiche, uno dei tweet star come Mantellini, Massimo Mantellini, che è Mante, chiocciolina Mante, ha avuto alcune critiche e contestazioni nel merito e non soltanto lui, ne stiamo discutendo, cercheremo di fare un lavoro il più positivo possibile. Il tuo futuro dedicalo alle bocce, dice Alessandro, la ringrazio molto per l'invito, non sono granché bravo. Presidente, in Sicilia chiediamo impegni concreti per la realizzazione del ponte sullo stretto, che notizie ci può dare? No news, amici del ponte, sostenitori del ponte, peraltro come non ricordare il celebre contributo di Checco Zalone sul ponte sullo stretto, ma non ne parliamo. Non mi ricordo in quale film è, in uno dei primi film di Checco Zalone, quando fa il cantante calabrese che va al congresso della Lega, però il ponte sullo stretto è un'opera che sicuramente si farà, ma si farà dopo che si sono risolte le opere pubbliche prioritarie per il nostro paese, per la Calabria e per la Sicilia, quindi su tutto questo tema dovremo risentirci dopo, direi che vi do appuntamento a dopo il 22 dicembre quando inauguriamo la Salerno-Reggio Calabria. Prendiamo gli ultimi due qui e poi ci Giulia Sabatini, Matteo un giorno mi siederò io su quella poltrona, aspettabili saluti, cerco di tenergliela per bene, Giulia, sarà fatto, cerco di tenergliela il più possibile per bene. Angelo, perché gli enti non pagano in automatico gli interessi sul ritardo del saldo delle fatture alle aziende? Questo è un tema che credo sia importante, considerate, anche su questo sarebbe giusto mettere un dato dopo su Facebook e su Twitter, che con l'arrivo della fatturazione elettronica si è fatto un passo in avanti molto molto significativo, ma non ancora sufficiente nella riduzione dei ritardi nei pagamenti, e quindi è un qualcosa sul quale dovremo nelle prossime ore
lavorare con ancora maggiore dimenticazione. Antonio, non dimenticare il Sud, interessante i lavoratori precoci, la riforma dei consorzi industriali, sono tutte questioni che abbiamo già affrontato e che torneremo ad affrontare. Nel frattempo chiederei a Nannicini se viene, Tommaso Nannicini, ve lo presento, è il sottosegretario a Palazzo Chigi e su questo possiamo lavorare insieme a lui. Vieni Tommaso, quindi proviamo a Buonasera. fare tutte le volte avremo un ospite non importava spostarci la telecamera, però va bene, avete spostato la telecamera, siamo felici di questo. Tommaso, ci sono alcune domande che riguardano le questioni che segui tu. Io vorrei che rapidissimamente, abbiamo ancora 10 minuti, non di più, tu potessi entrare nel merito e chiedo anche a chi ci segue di concentrarsi sulle questioni economiche. Uno, a che punto siamo del bonus per i diciottenni dei 500 euro? Il decreto è pronto e l'impianto è chiaro, ci sarà un mercato, un marketplace online con un'app in cui sarà possibile attivarlo, basterà registrarsi con l'identità digitale e sarà possibile generare dei voucher automatici e spendere il bonus in tutti i musei, i cinema, gli spettacoli, tutto. Soltanto nello spettacolo e nel teatro, cioè nelle opere di spettacolo dal E vivo. acquisto lì. Quindi non è possibile che la gente si compri chissà che cosa con questi 500 euro. No, Quindi sarà sostanzialmente per questo un'applicazione. serviva l'applicazione, perché gli esercenti si registrano, ci sia un controllo e poi ci sia uno scambio che avviene tutto tecnologicamente. Renato Dottori, 20 miliardi da risparmiare subito con la centrale unica sull'evasione fiscale, vabbè, la lotta alla corruzione la teniamo per un'altra parte che pure è un tema fondamentale ma che riguarda tutti noi, ma che non riguarda specificamente te. Cosa stiamo facendo sull'evasione, nella lotta contro l'evasione e nella semplificazione del sistema fiscale? Stiamo cambiando passo, non si combatte più l'evasione con norme costruite sulla patologia, con norme difficili da interpretare perché poi possono essere usate in maniera discrezionale. Le norme sono chiare, c'è certezza del diritto, Vieni più però qua che non ti vedono, se no dicono, perfetto. si Beh, si vede combatte adesso? l'evasione con strumenti nuovi. Intanto prevenire è meglio che curare, aumentare, come si dice, la compliance e quindi il dialogo tra amministrazione fiscale e contribuenti favorisce la fedeltà fiscale, e questo è molto importante. Poi, se non c'è del tutto fedeltà, si controlla, si usano i nuovi dati, le nuove tecnologie, si è severi sui Ma controlli per essere, ex post. siccome molti dicono che noi non abbiamo fatto quasi niente sulla lotta all'evasione, le misure dello split payment, reverse charge, cioè le misure che abbiamo messo in campo fino a questo momento, hanno prodotto i risultati, sì o no? Sì. E come è andata la voluntary disclosure con la Svizzera? Con Beh. la Svizzera e non solo Svizzera, Liechtenstein, Vaticano, eccetera, eccetera, eccetera. Sì e no, poi come sempre è opinabile, però ci sono stime molto serie che su split e reverse parlano di circa 2 miliardi al netto del ciclo economico di recupero dell'evasione grazie a quelle misure, e la voluntary è stato senz'altro in termini di rientro un intervento molto serio, Cioè, cosa disegnato vuol su dire standard quanto? internazionali. Quanto? Beh, con gli ultimi controlli si può salire sopra i 3 miliardi, 3-4. Tra i 3 e i 4 miliardi. Vieni più qua che non ti vedono. Che cosa farete con le partite IVA under 35 che non aderiscono a nessun regime agevolato? Fabian Ramirez. Beh, intanto c'è Vieni più qua stato. che almeno ti vedo. Si vede adesso Nannicini o continuiamo a non vederlo? Perché, bene, No, perfetto. io Si vede non qui vedo. benissimo. Vai. Intanto c'è stato un intervento per il regime agevolato che ha dato certezza. Se inizi i primi 5 anni a un'agevolazione con una tassazione molto bassa del 5%, poi sale al 15%, ma è sempre agevolata rispetto al regime ordinario e riduce anche un po' l'effetto soglia, il fatto che non cresci sopra 30.000 euro di ricavo perché vuoi stare nella tassazione agevolata. Questo si riduce, ma c'è sempre un'agevolazione fiscale. E poi c'è tutto un disegno di legge sul lavoro autonomo. Prima diceva Lucia Corona su Twitter, per favore, tutelate gli autonomi non pensando sempre al lavoro dipendente, uniformandoli al lavoro dipendente. Questa è proprio l'idea del collegato alla stabilità. Si danno nuove tutele nella committenza al lavoro autonomo senza uniformarlo al lavoro dipendente, ma tutele nella committenza rispetto ai ritardi di pagamenti, rispetto alle clausole vessatorie che può mettere un committente in posizione dominante. Tutta una serie di tutele sulla maternità, sull'accesso a alcuni strumenti di welfare allargato che guardano a quel mondo, che è un mondo però fatto di autonomia e fatto appunto di capacità di investire su se stessi e di Quindi, rischiare. ricapitolando, noi abbiamo fatto evasione fiscale, lotta con la voluntary da un lato e dichiarazione precompilata, strumenti informatici a sostegno degli interventi e questa è una cosa che è stata fatta. Quando è che noi, secondo te, possiamo
finalmente mostrare dei risultati concreti anche in termini di comunicazione più forte di quello che abbia fatto fino ad oggi? Beh, ovviamente è un processo sul quale uno non si deve mai stancare, non è che fai queste cose perché scrivi un decreto e con la penna magicamente dici voglio combattere l'evasione con le nuove tecnologie, è soprattutto una sfida di implementazione e di capacità amministrativa, poi di dare seguito a quest'idea e a questo cambio di passo. Il cambio di passo c'è stato, adesso tutta l'amministrazione deve fare uno sforzo per investire e portare a casa i risultati, ci vorrà un po' di tempo, ma la tendenza è già delineata. Bene. Ultime questioni, il Jobs Act è partito dal 1 maggio 2015, l'ASDI partita in ritardo, dopo 40 giorni di presentazione domanda ancora niente, che come questo che rispondiamo a, non ho messo il nome, Marco mi sembrava, la differenza tra gli strumenti di il momento in cui è partito il Jobs Act e gli altri strumenti. Beh, questa è una cosa che nervosisce a volte anche chi disegna queste politiche, il ritardo cioè, che c'è. Cioè nervosisce sì. Te, sta dicendo che lui sei innervosito per il ritardo. Il ritardo fra il momento in cui disegni l'intervento in una legge e poi l'implementazione amministrativa. Però detto questo, l'ASDI è uno strumento di supporto di ultima istanza sottoposto alla prova dei mezzi dopo che hai finito la NASPI, il sussidio universale, e quindi ha anche senso che partisse, che era importante che partisse subito la NASPI, per esempio, rispetto all'ASDI. Voglio solo dire che si dice spesso non basta, io lo capisco, rispetto usciamo dalla crisi, quindi la disoccupazione si sta riassorbendo, ma si riassorbe sempre troppo lentamente quando parliamo di questi fenomeni, quindi è giusto investire risorse sul sostegno alla disoccupazione. Questo però è il governo del Jobs Act, che con il Jobs Act ha investito 2 miliardi al regime, più di 2 miliardi per allargare la rete universale di protezione contro il rischio di disoccupazione. I governi precedenti, abbiamo messo 2 miliardi in più degli altri. I governi precedenti, anche di centrosinistra, hanno sempre cercato di fare la riforma degli ammortizzatori sociali con queste paroline magiche, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Ovviamente polemica di Nanni Scini contro chi ci ha preceduto. Zelig, che non è la trasmissione, ma scrive abuso dei voucher. Beh, c'è già un intervento del ministro Poletti annunciato, è un intervento correttivo che arriverà con i correttivi del Jobs Act per rendere la procedura più tracciabile, sicura, e quindi questo sarà senz'altro fatto, è già stato annunciato dal ministro. Dobbiamo anche tenere presente che la piaga non sono solo certi strumenti, ma è anche il lavoro nero. Il lavoro nero non lo vediamo nelle classifiche, però dobbiamo preoccuparci anche di quello. Quindi a volte se emerge dal lavoro nero e lo vedi nei voucher, è giusto preoccuparsi dei voucher, perché tutti vogliamo forme di lavoro più stabili, e questo abbiamo cercato di fare col Jobs Act. Però parliamo anche del lavoro nero, che a volte viene assorbito da strumenti flessibili. Ultime tre domande. Roberta, la disoccupazione sta peggiorando, vero o non vero? Beh, non vero, ovviamente c'è una tendenza alla diminuzione, è ancora troppo lenta, a tutti giustamente piacerebbe fosse più sostenuta, ancora la disoccupazione. Però questo, chiariamolo anche su questo altro tema su cui mettere un po' di numeri in chiaro. Noi siamo partiti che la disoccupazione era sopra il 13%, grazie al Jobs Act siamo all'11,7 adesso, 11,6, l'Istat dice 11,7. Quindi la diminuzione è stata evidente, punto, la diminuzione della disoccupazione. Poi naturalmente si può sempre fare di più e meglio. Salario minimo, eventuale introduzione, qui chi sono quelli che non vogliono il salario minimo? Di la verità. Beh, qui c'è un dibattito in corso. Dillo non in politichese, chi è che non lo vuole? Non in politichese, le parti sociali riconoscono anche con degli elementi il fatto che il nostro sistema col contratto collettivo nazionale, il combinato disposto del contratto collettivo nazionale e la copertura della Costituzione garantisce i minimi li fissano i contratti collettivi nazionali. Dobbiamo capirlo meglio, è un oggetto che dovremmo studiare bene per capire se questo argomento è valido, questo argomento delle parti sociali è valido e davvero i loro minimi nazionali hanno copertura sufficiente. Se non ce l'hanno, parliamo. Bene, io nel frattempo ho fatto una risposta a Ronin Ribelle. Presidente, ma la lotta all'evasione vale per quelli che vanno arrestati o gli mandate lime nelle torte? Ho risposto al simpatico Robin Ribelle, i pregiudicati guidano altri partiti, non il nostro. Qui ci sono altre domande che non riguardano Tommaso. Signor Presidente, non crede sia un errore trasformare il referendum in un plebiscito pro o contro Matteo Renzi? Non sono io a farlo. E bene, su questo abbiamo risposto a Stefano Molinari. Comunque condivido che il referendum non deve essere un plebiscito. Molto rapidamente, prima di arrivare alle ultime, alle ultime domande, qui ci sono
Che cos'è? Vabbè, qui si parla di Tommaso Nannicini, ti invitano a fare campagna elettorale ad Assisi, però non mi pare che sia una grande domanda. Questo però mi fa piacere per chiudere le questioni da Twitter e poi riprendiamo le ultime su Facebook. Hai un bel terno sulla ruota di Bari, questo non ce l'ho, però i terni solitamente li danno Onfup, quindi potete sentire tranquillamente lui. Roberto T, si è portato l'aiutante, mentire da solo era troppo faticoso. Caro Roberto, numeri alla mano, ci dica dove, ci dica quali numeri non condivide, ci dica quali numeri le sembrano falsi. Altrimenti chi mente è lei e non Nannicini, che è uno che non mente mai. Per le partite IVA abbasserete le tasse, Fabian, abbiamo già risposto due volte a Fabian. Per le partite IVA abbasserete le tasse, sì o no? C'è già stato un intervento. Ma lui ti chiede abbasserete in futuro. Lo so, è previsione però, ulteriori interventi o no? Al sono in previsione no. Ulteriori, al momento no. Eventualmente ne possiamo parlare quando? In stabilità. Ne possiamo parlare senz'altro in stabilità. Un tema è quello della previdenza, di mettere a punto. Spiega meglio quello della presidenza, della previdenza, la previdenza è un'altra cosa, la previdenza. Beh, per la gestione separata, perché una partita IVA sta in gestione separata INPS, era previsto un aumento graduale della contribuzione, è stato bloccato più volte. Si tratta invece di bloccarlo ogni anno con interventi tampone e di metterci mano in maniera strutturale e capire qual è davvero il livello di contribuzione che devono pagare questi lavoratori autonomi. Io penso che con i lavori che abbiamo fatto il Jobs Act, di distinguere meglio cos'è il lavoro subordinato e cos'è il lavoro autonomo, forse anche per gli autonomi, le partite IVA, i freelance, della gestione separata, è il momento di andare verso una aliquota più vicina a quella del lavoro autonomo, di commercianti e artigiani, quindi più bassa di quella del lavoro subordinato. Francesco Fox, il mio coinquilino è diventato tuo sostenitore grazie a Matteo Risponde, merito di Nannicini. Vabbè, qui sono tutte considerazioni positive, vi ringrazio, andiamo a vedere un po' di offese. Francesco, questa non è un'offesa, è una critica, Matteo Risponde, disintermediazione è populismo. Io credo che sia solo dialogo, però rispetto la sua opinione, che sia dialogo, solo quello. Ovviamente rispetto la sua opinione. Perché non portare il Foggia in Serie A? Emiliano, si può fare, questo non dipende da me. Matteo, chi vince il campionato, ne parliamo un'altra volta. Un pensiero molto gentile di tal Alessio Cirillo, eccolo qua, questa è una cosa per te, Domenico Aiello, il collegato alla stabilità reintroduce il co-co-co, per quale motivo, è vero o no? No, non è vero, il collegato alla stabilità non... Spiegalo meglio questo che è importante anche per... Il collegato alla stabilità non reintroduce il co-co-co, semplicemente dà delle tutele per quelle collaborazioni autonome che restano, sono... Con il Jobs Act sono sparite le finte collaborazioni, c'è una stretta su quelle collaborazioni che venivano usate, ma in verità per lavoratori che erano dipendenti a tutti gli effetti. Quelle sono sparite, le collaborazioni autonome sono sempre rimaste, è giusto che ci siano, ci sono in tutto il mondo, e adesso arriva, dopo questa operazione di pulizia, che si vede anche nei dati, tra l'altro parte dell'occupazione è dovuta anche al riassorbimento dall'area del lavoro indipendente, dell'autonomo, verso il lavoro stabile, verso il lavoro a tempo indeterminato, dopo quest'opera è il momento di dare delle tutele di tipo nuovo, però, non che guardano indietro, non che guardano al passato, ai collaboratori autonomi che restano, come restano in tutto il mondo. Ultima domanda per Nannicini, che è pieno di questioni e che poi mi piace, questo meccanismo funziona, perché c'è un sacco di domande ad hoc che però non riusciamo, ora per esempio ci sono quelle tutte sul TFA che facciamo venire a Giannini e ne parliamo con lei. Veronica Blasi, gli uffici di collegamento, di collegamento, io dopo 4 ore di fuso orario sono totalmente ambasciata. Dunque, Veronica Blasi dice, gli uffici di collocamento sono delle sole. Ma no, che devi rispondere, sì o no? Rispondo. Mentre nel frattempo a Giovanni Buonocare, puoi fare qualcosa per Higuain? No. Non si può fare niente, posso fare niente. Ci ha già parlato Cantone, è già successo un mezzo casino, per cui evitiamo di riparlare di Higuain. Gli uffici di collocamento. Una gamba importante del Jobs Act ovviamente è quella delle politiche attive e di ricollocamento. Urla forte perché il microfono non prende. Vai, no, stai qui perché se non ti si vede, mezzi potenti. No? Urla forte. Anche perché la vera sorpresa di questo Matteo Risponde era per il primo ospite che l'ha scoperto 50 minuti fa. Vabbè, questo volevi anche essere preparato. No, certo, per carità. Cioè. Le politiche attive... Però De Luca gliel'abbiamo detto in tempo, quindi si preparerà. Sono geloso.
Le politiche attive sono una gamba importante del Jobs Act, ovviamente. È una gamba in cui prevediamo, per il combinato disposto della riforma del mercato del lavoro e della riforma costituzionale, che diciamo ricentralizza alcune competenze allo Stato in materia di politiche attive, dobbiamo andare in due tempi. Prima nascerà l'ANPAL, la nuova agenzia per le politiche attive, farà funzionare l'assegno di ricollocazione, tutti i disoccupati dopo 4 mesi avranno diritto a un assegno di ricollocazione che si può spendere in centri pubblici ma anche in centri privati. Intanto cominciamo a mettere in competizione pubblico e privato per trovare un lavoro subito, prendere in carico subito e trovare un lavoro a chi lo sta cercando. Poi il secondo passo dopo la riforma costituzionale dovrà essere di mettere mano anche alla rete dei centri per l'impiego pubblici per dargli una nuova missione e dargli più slancio. Torniamo lì un po' al ritardo fra scrivere le leggi e l'implementazione amministrativa. Quest'ANPAL, l'ammetto, che sta nascendo con un po' di ritardo e questo non va bene. No, però dai dei tempi, così che almeno ci prendiamo un impegno specifico sui tempi. Quando e come? Adesso ormai ci siamo, il problema è che siamo già in ritardo. Fra un mese senz'altro la nuova agenzia sarà pronta, però sta lavorando nell'ombra. Abbiamo già il presidente? Il professor Del Conte, che è il nuovo presidente dell'ANPA, sta già lavorando per far partire il nuovo impianto delle politiche attive e dell'assegno di ricollocazione. Certo, sarebbe stato meglio se ci avesse lavorato da presidente e non da presidente eletto, come si dice negli Stati Uniti. Perfetto. Sarebbe interessantissimo riprendere con... Marco Crucianelli, canone RAI obbligatorio nel 2016, guarda che era obbligatorio anche l'anno scorso e che non lo pagavano tutti, ma il fatto se si paga tutti si paga meno, a me questi mi fanno morire da ridere, obbligatorio, e che deve essere facoltativo, cioè se è un canone, se o si leva il canone RAI o se c'è bisogna pagare, non è che lo pagano soltanto gli onesti e gli altri no, non può essere, non può funzionare. Allora, grazie Tommaso, grazie di cuore, perfetto Tommaso Nannicini, a quelli che dicono ah ma questa è una sceneggiata, Tommaso Nannicini, professore della Bocconi, purtroppo juventino, esperienza in varie università, Boston fra tutte, è credo uno dei principali collaboratori che lavora su moltissime questioni, lo ringrazio perché ci ha aiutato con una carrellata di domande sulle questioni evasione, disoccupazione. C'è moltissimo da fare, ci stiamo lavorando e credo anche sia positivo che sottolinei le cose che ancora non abbiamo fatto, come per esempio tutta la parte positiva dei centri di collocamento. Attenzione su questo tema, mi sembra molto importante che si sottolinei una piccola cosa. Guardo Tommaso che è ancora nelle retrovie, ma così con un occhio mi dice di sì o di no. Nella riorganizzazione della riforma della Costituzione, le politiche attive per il lavoro tornano a livello centrale, cioè non è che io sto in Molise e ho una linea politica, ho una certa politica attiva per il lavoro e in Liguria ne ho un'altra, torniamo ad avere una politica unitaria che credo sia un fatto straordinariamente importante e positivo. Mancano ancora 2 minuti e abbiamo chiuso per arrivare alla nostra ora di lavoro, credo che sia molto interessante, Roberto Migliani, il Molise non esiste, esiste, caspita se esiste, Roberto Valdesi, sempre una domanda per Nannicini, gliela segnalo, bisogna pagare i tirocini di Garanzia Giovani Sicilia, non abbiamo parlato di Garanzia Giovani, ma è un altro dei temi che è applicato in modo diverso dalle 20 regioni. Se invece potessimo avere un meccanismo unitario, tutti uguali, non avremmo problemi di differenza tra Garanzia Giovani Sicilia e Garanzia Giovani Lombardia o Sicilia. Matteo Colomba, salutami Matteo. Ciao Niccolò Stellino, vai a zappare. Ecco, Niccolò, rispetto alla domanda sull'agricoltura di prima, è importante smettere di dire vai a zappare come un insulto. Perché vai a zappare deve essere un suggerimento positivo. Io prendo l'aspetto positivo della tua considerazione, mio caro Niccolò Stellino, che sfoghi la tua rabbia per l'esistenza su Facebook, come tanti altri, però credo che sia fondamentale smettere di pensare che l'agricoltura sia una cosa negativa. Natalino Gallo, cominciate ad essere onesti voi politici prima di chiedere noi cittadini, non c'è distinzione. Io non sono disponibile a pensare che tutti i politici siano uguali, così come tutti i cittadini non sono uguali, c'è chi ruba e chi non ruba, idem per i politici, caro Natalino. Per cui, per essere molto chiari, bisogna iniziare a riconoscere tra i cittadini gli onesti e i ladri e tra i cittadini che fanno politica gli onesti e i ladri. Dire che sono tutti uguali fa il gioco dei ladri, non degli onesti. Perché io voglio che i ladri siano presi, puniti,
mandati in carcere e a casa, fuori dalla politica, ma quelli che per l'appunto sono ladri. E chi è ladro non lo decidi tu con un post su Facebook, caro Natalino, lo decide un giudice con sentenza definitiva che passa in giudicato, perché questo prevede la Costituzione. Interessantissime. Maria Luisa De Martino torna sui diciottenni che hanno compiuto gli anni nel 2016. Tutti gli anni ci sarà, abbiamo iniziato adesso, tutti gli anni, non è che abbiamo scelto quelli del 2016 perché ci piaceva quelli che erano nati nel 98, è una cosa che da quest'anno ci sarà per tutti gli anni. Grande presidente avanti tutta con le riforme, Andrea Filippucci, interessanti, quindi Maria Giulia De Martino, ho risposto, sarebbe, grazie Antonio De Vito, buon lavoro sulla diritto contro i disfattisti. I vostri stipendi mega galattici, Alessandro, abbiamo già parlato degli stipendi prima. Pietro Parisi scrive: sei bellissimo, tu Pietro hai dei problemi almeno di vista. Interessante è, io credo, ne parleremo in futuro, Anna Maria Scategni, il tema pensioni, e per Antonio il tema dei 55 anni che lasciano il proprio posto di lavoro. Sarebbero molte molte altre le questioni da approfondire e da affrontare, ma abbiamo raggiunto i 60 minuti in questo istante, allora direi che possiamo fermarci qua. Credo che sia stato importante aver discusso anche con voi, anche in questo caso con voi, in questo Matteo risponde, che credo nonostante qualche piccolo problemino tecnico ha raggiunto qualcosa come 800.000 persone, no ancora no, 700, vediamo quante persone ha raggiunto, ve le dico subito, al momento 791.000 persone, credo che sia stato bello aver discusso anche con Tommaso Nannicini, che voglio ringraziare, Sara Bentivegna, che non è propriamente una nostra sostenitrice, mettiamola così, ma è una grande esperta di Twitter che io stimo molto, nonostante diciamo che non sia ricambiato, dice: scusate, perché non fare in contemporanea? Lo chiede a Corriere, ma vale per gli altri. Al Matteo risponde: fact checking sui numeri e sulle dichiarazioni. Io trovo che potrebbe essere una cosa molto positiva, quello di fare il fact checking, per esempio le cose che ha detto Nannicini, fermo restando che sono tutte giuste, io mi fido ciecamente, ma è molto interessante che ci sia un fact checking su questo. Sarebbe interessantissimo riprendere ancora una volta, caro Tommaso, alcune domande. Perché non andare in pensione, non far andare in pensione chi ha superato i 64 anni e disoccupato? È un tema sul quale il ministro Poletti, il sottosegretario Nannicini, anche il presidente dell'INPS ha fatto delle proposte, ci sono molte molte proposte su questo. Chiudo sull'ultima domanda, molto importante, Marcet Virtus, nomen omen, perché Matteo hai violentato la Costituzione? E allora ci salutiamo con un piccolo spiegone sulla Costituzione. I padri costituenti, che erano gente seria, che erano persone serie, hanno previsto un meccanismo per fare la riforma della Costituzione. Cioè hanno scelto loro un modello per il quale chi sarebbe venuto dopo avrebbe avuto la possibilità, chi fosse venuto dopo avrebbe avuto la possibilità di intervenire sulla Costituzione. Si chiama procedura di revisione costituzionale. È stabilita, regolata. Noi abbiamo seguito questa procedura democratica prevista dal Costituente e affidiamo ai cittadini la scelta finale. Perché definire violenza quella che è una riforma approvata secondo le regole? Chi è più democratico? Chi rispetta le regole o chi neanche le legge? Leggo persone che scrivono: ma te, chi ti ha votato? Come fa un Presidente del Consiglio non eletto a cambiare la Costituzione? A parte il fatto che sono i parlamentari che cambiano la Costituzione, io non faccio parte della categoria. Ma il punto centrale è che in 63 governi su 70 anni di vita repubblicana, sapete quanti sono i presidenti eletti? Zero. Perché quella Costituzione che dicono di voler difendere prevede che il Presidente del Consiglio non sia eletto dai cittadini, ma abbia il voto di fiducia della Camera e del Senato. Dunque,
Noi siamo pronti a fare qualsiasi tipo di discussione, ma non c'è nessuna violenza nella Costituzione. Si chiama riforma, lo dico a Virtus, si chiama riforma e rispetta le regole volute dal Costituente. Sarà molto interessante parlarne in futuro. Io sono pronto a dare appuntamento a tutti voi in una delle prossime, nei prossimi giorni, la settimana prossima. Ringrazio chi ci ha seguito in questa lunga ora di discussione sul sito di Facebook, con l'hashtag Matteo Risponde e con tutti i vari strumenti. Credo che sarà interessante per la prossima volta fare il fact checking, botta a botta delle considerazioni che diciamo e verificare se sono vere o no. Vorrei però davvero di cuore ringraziare tutti quelli che in questo periodo stanno cercando di tenere l'Italia al riparo dalle polemiche e provano a lavorare. Io ho visto un'Italia viva, l'ho vista oggi al Salone del Mobile, l'ho vista al Vinitaly, l'ho vista in Parlamento con le riforme, l'ho vista a Napoli quando sono andato in questa settimana due volte, ma l'ho vista anche e soprattutto negli occhi di chi chiede Italia. C'è un sacco di gente che vuole più Italia nel mondo. Un'Italia che faccia meno polemiche da parte degli addetti ai lavori e si occupi più di cose concrete per dare una speranza a chi non gliela fa, a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, a chi pensa che se tutti insieme ci rimbocchiamo le maniche questo paese diventerà un luogo migliore. Grazie di cuore, appuntamento. Dario Fugazzotto, presidente, ma per il dopo Conte, presidente del Consiglio non mette bocca sul CT della Nazionale, appuntamento alla settimana prossima e grazie di cuore e buon lavoro a tutti.